Finalmente la prova della Mustang 3 cilindri 1000 EcoBoost. Sentiamo come suona. Ma siamo sicuri che è il 3 cilindri questo? Italia, oggi al volante della Ford Mustang 2019, equipaggiata con un bel 5000 V8 americano aspirato benzina da 450 cavalli e 530 newton per metro di coppia. Alcuni di voi staranno già pensando: finalmente una Mustang con il motore giusto, perché in Europa la Mustang è venduta con questo propulsore o con il 2003 EcoBoost 4 cilindri turbo da 290 cavalli. In tanti sulla pagina Instagram mi avete detto: ma è meglio il 5000 o meglio il 2003? Cioè, il 2003 è sufficiente? Sicuramente analizzando la Mustang dal punto di vista meccanico, prestazionale e razionale in generale, vi posso dire il 2003 è sufficiente, perché con 290 cavalli assicura delle prestazioni di tutto rispetto e dei consumi sicuramente più europei. Ma se vi dicessi: acquistereste una Fiesta ST con 120 cavalli? Probabilmente no. Acquistereste una Focus RS con 200 cavalli? Probabilmente no. Acquistereste una Ford GT con 300 cavalli? Quella forse sì, perché è particolarmente bella, ma comunque non è il suo motore. La Mustang vera, se vogliamo pesarla dal punto di vista emozionale, è equipaggiata con questo 5000 V8, nome in codice Coyote, che equipaggia la Mustang da relativamente poco, perché è un progetto nato nel 2007, ma lo troviamo installato nel cofano di una Mustang solo dal 2011. Vorrei proprio partire da questo, perché è qualcosa che in Europa purtroppo è in via d'estinzione. C'era un famoso 6,3 di cilindrata in Europa che poteva avvicinarsi a quello che è questo Coyote 5000. C'erano dei motori fatti a Monaco con 10 cilindri che potevano avvicinarsi a questo 5000. Ora, con l'arrivo dei turbo, è stato un po' tutto stravolto e le sensazioni che riesce a regalare questo aspirato sono cosa estremamente rara nel nostro continente. Vorrei parlarvi più che dei dati numerici delle sensazioni di guida, permettendo che è un motore che fa scattare la vettura in meno di 5 secondi sullo 0-100 e la spinge fino a 250 km orari di velocità massima. È un motore ovviamente molto 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 pieno nell'erogazione, molto regolare e fluido, elasticità incredibile. Vi dico solo che in coda, accoppiato a questo 10 marce, vi permette di muovervi in colonna in terza marcia con il motore che si muove tra i 700 e gli 800 giri motore a 4, 5, 6 km orari. Abbastanza morbido fino a 3.500, 4.000 giri. Inizia a spingere veramente oltre i 4.500 giri motore, fino ad arrivare a quota limitatore a 7.500 giri. Ragazzi, a quel regime di rotazione sembra di essere su una vettura da competizione, perché ha un sound che è una cosa epica. È la colonna sonora d'eccellenza d'America. La sensazione è quella di avere un mostro leggendario chiuso nel cofano motore e ad ogni pressione del gas tenta di uscire per venire a distruggere il pianeta. Veramente una cosa da pelle d'oca. Non avendo turbocompressori, è assolutamente diretto, assolutamente non filtrato, e si riesce a godere di questa colonna sonora che, anche andando a spasso in maniera molto morbida, fa emozionare voi che guidate e tutti quelli che stanno intorno e guardano l'automobile da fuori. Rispetto ai motori europei c'è una differenza contemporanea abbastanza marcata. Questo è un motore che vi porta pian piano verso il limitatore ed è proprio lì che riesce a dare il meglio di se stesso. Come vi dicevo, è accoppiato a questo cambio a 10 rapporti automatico con convertitore di coppia, sviluppato da Ford insieme a General Motor, a 7 marce che potete strapazzare ed altre 3 che servono per farvi
farvi viaggiare risparmiando benzina e assicurandovi un comfort in abitacolo davvero notevole. Si viaggia a 110 km orari a 1800 giri in decima, si viaggia a 130 km orari a 2100 giri in decima, cosa abbastanza notevole perché i consumi restano bassi e poi potete tirarvi la vostra marcia, comunque il cambio andrà a scalare, fino al limitatore 7500, ne avete ancora per un bel po'. Mi è piaciuto, è un cambio sicuramente ben riuscito, niente a che vedere con il vecchio 6 rapporti automatico equipaggiato sulla Mustang. Ho notato solamente un po' di incertezze e un po' di ruvidità nell'apri e chiudi del gas, sia in coda sia in movimento. Per tutte le altre situazioni si è dimostrato un cambio assolutamente all'altezza della potenza del motore, ma anche del contesto europeo. Mi è piaciuto in particolar modo nella modalità più sportiva, perché riesce a gestire davvero bene tutti i cambi marcia a limitatore, dandovi anche un po' di spintarella sulla schiena quando andate a cambiare rapporto, cosa che agli appassionati sicuramente piacerà. Altro mito che vorrei sfatare in favore della Mustang, oltre a quello del cambio, che ormai è sicuramente all'altezza della vettura, anche la sua guidabilità. Troviamo sul modello 2019 delle sospensioni Mac Personal anteriore. Al posteriore l'assale rigido è stato sostituito da delle sospensioni multilink. Optional ci sono le sospensioni a controllo elettronico magnetoreologiche, non sono quelle meteorologiche come tanti dicono, ma è necessario comunque sempre ricordare che la Mustang nelle versioni più comuni, che non siano Shelby, che non siano Super Snake o altre cose, nasce per far turismo, quindi non è una bestia da pista, non è un animale da tempo sul giro. Il peso in ordine di marcia è di circa 19 quintali, quindi si ha questo corpo macchina che ha una comunque sensibile predisposizione ai trasferimenti di carico. Non è una tavola, fortunatamente. Il baricentro è abbastanza basso, ma non lo considererei un baricentro da vettura sportiva, ma per quello che deve fare, cioè assicurarvi comfort nei lunghi viaggi, credo sia una configurazione assolutamente azzeccata. Molto buono anche lo sterzo, che nonostante sia tarato decisamente con un carico turistico è abbastanza preciso e diretto, mentre sono rimasto assolutamente stupito anche dall'impianto frenante. Sulla vuoto troviamo un impianto Brembo con 4 dischi autoventilati, pinza anteriore a 6 pompanti. Frena davvero forte, ottima la modulabilità del pedale del freno, mi è piaciuta proprio sia la fase d'attacco sia la consistenza, perché è veramente piena e decisamente rassicurante. Gli interni sono ben fatti, la Ford per riuscire a tenere basso il prezzo di produzione utilizza materiali e plastiche che vengono già utilizzate per altri modelli in listino, ma tutto sommato la qualità costruttiva per il prezzo della vettura mi è sembrata buona. Si viaggia davvero comodi nei posti anteriori perché c'è tanto spazio. Al posteriore lo spazio è un po' più limitato, soprattutto per le gambe, e in questa versione cabrio si riesce comunque a sfruttare anche al posteriore. Se siete alti non più di 1,75 m ci si riesce a stare abbastanza comodi. Consumi, prezzi e difetti particolari. Si potrebbe aprire un dibattito sui consumi, perché ho sentito tanti dire che la Mustang V8 beve troppo. Parto dal presupposto che parlo dei consumi soprattutto perché ne parlo anche in altri video, ma su questo tipo di motori non ha troppo senso dal mio punto di vista parlare dei consumi. Vi dico soltanto che il giorno del ritiro, rientrando da Milano senza fare autostrada, quindi solamente alcuni brevi centri abitati e tangenziali, in cruise control adattivo che è installato sulla vettura insieme al line assist e a tutti gli ADAS che normalmente troviamo sulle vetture europee, sono riuscito ad avere una media di 15.1 km al litro. Il mio medio nell'utilizzo normale è di circa 8, 9, 10 km al litro, dipende dal contesto in cui di solito viaggiate. Sicuramente, come è ovvio che sia, il 5000, se messo alla frusta, si attesta su un consumo inferiore a 5 km al litro. Non lo vedo come una cosa particolarmente strana. Sul canale trovate delle hot hatch di segmento B e C che, se messe alla frusta, bevono uguali al 5000 V8. Prezzi:
La Mustang vince sul mercato europeo sicuramente anche per il discorso prezzi in relazione alle prestazioni e alla qualità generale. Si parte dal 2003 EcoBoost Coupé con circa 41.000 euro, passando poi alla 5.000 V8 Coupé a circa 47.500 euro. La 5.000 V8 automatica Cabrio si attesta a 53.500. Il modello che vedete nelle immagini, che è quello che sto guidando, è full optional, ha tutto a bordo, dal navigatore, impianto Bang & Olufsen, assetto a controllo elettronico, ruote posteriori maggiorate, tutti i sistemi di sicurezza. Si arriva a quota 60.000 euro, che è comunque un prezzo assolutamente ottimo per il nostro mercato. Parlando di difetti particolari, devo essere sincero, ho dovuto fare una media del prezzo e delle prestazioni e vi dico che faccio fatica a trovare qualcosa di negativo, se non mi sarebbe piaciuto avere il selettore delle modalità di guida e il selettore del carico volante con un feedback un po' più preciso, perché ogni tanto faccio fatica a settarli. Oltre a questo, essendo una GT, mi sarebbe piaciuto avere una capienza maggiore nei vani portaoggetti posti nelle sedute anteriori, perché si fa un po' fatica a trovare posto dove mettere tutte le cose. Poi dal punto di vista meccanico e funzionale mi è sembrata assolutamente una vettura ben riuscita, mentre invece dal punto di vista emozionale vi dico, si fa veramente fatica al giorno d'oggi a trovare in Europa una vettura che riesca a darvi le stesse sensazioni. Ragazzi, spero di avervi detto tutto. Si accettano come sempre elogi ed insulti di qualsiasi tipo. Saluto da Dario di DriveZone Italia, al prossimo video, al prossimo test drive, alla prossima prova su strada.